Tecnica di B00. In questo episodio di Java in 2 minuti vi spiegherò l'overriding e l'overloading. Questi due termini vengono utilizzati rispettivamente per sostituire un metodo della classe padre con uno della classe figlia, e che quindi cambia il comportamento del metodo. Al contrario, l'overloading sarebbe per creare e implementare dei metodi con lo stesso nome, ma con dei parametri diversi. Passiamo agli esempi. Sempre nella classe palla tennis potremmo avere un overriding nel metodo cambia tipo, in quanto vogliamo che ignori il parametro e che il tipo sia sempre tennis. Lo implementeremo in questo modo: public void cambia tipo string tipo this.tipo uguale a tennis. Però potremmo comunque fare un overload della classe, per esempio implementando un metodo con lo stesso nome, solo che sarà senza parametri, quindi scriviamo public void cambia tipo this.tipo uguale a tennis. Quindi, ricapitolando, la differenza fra i due metodi che ho appena scritto è che nel primo cambia il suo comportamento, in quanto non imposta più il tipo al parametro ma sempre a tennis, mentre nel secondo stiamo facendo un overloading, in quanto mentre il nome dello stesso rimane uguale e la funzione è la stessa, essa non avrà parametri. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso, puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.